Se noi guardiamo indietro a quello che è accaduto in quest'anno, tante volte ci scopriamo a pensare però se solo fosse andato bene il referendum. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia quella pagina, dire che è stata una sconfitta e un fallimento. Quando si perde è perché gli italiani scelgono gli altri. Matteo Renzi dice è stato un fallimento. Il 4 dicembre per noi del Partito Democratico è stata una sconfitta molto dolorosa. Le battaglie non sono mai un fallimento. Il Partito Democratico da quella sconfitta ha faticato molto a riprendersi. Io ho perso anche di tanto. Noi non siamo come Berlusconi che tutte le volte che perde dà la colpa a qualcuno, ai magistrati, ai comunisti. Noi siamo diversi dagli altri, noi quando perdiamo diciamo abbiamo perso. E non siamo come i 5 Stelle che quando perdono dicono che c'è un complotto. Perché si è perso? È il merito della riforma. Abbiamo pagato il prezzo di errori di impostazione, di metodo. Io credo anche di merito. Penso che l'errore sia stato non essere riuscita ad impedire la formazione di un fronte politico molto ampio contro. La battaglia referendaria l'hanno fatta per colpire il Partito Democratico. Alcuni punti della riforma sono bandiere di Forza Italia già da molto tempo. Da 5 anni sostengo il governo Renzi. Diventeremo protagonisti di una vittoria. E questo avrà anche un riflesso sulla vita politica di tutti noi. Il referendum io voterò sì, che c'è. Vota sì. E ci mancherebbe. Una vittoria del no avrebbe conseguenze di destabilizzazione del sistema politico. Intendiamo rappresentare quell'ampia area dei moderati che non è del PD, che vota sì a questa riforma. Se lavoreremo bene i frutti arriveranno. Da 30 anni si vive sempre di rinvii in attesa di un'occasione migliore. Non si può tornare su quella strada. Ma di che dobbiamo chiedere scusa? E che cosa sono? Brunetta, D'Alema, Cirino Pomicino, Dini, Monti e chi più ne ha più ne mai. Che cosa sono? E la cozzaglia. Abbiamo messo insieme Berlusconi e Magistratura Democratica. Un deciso, un responsabile no. La nostra è una riforma, la loro è una cagata pazzesca. Cosa tiene insieme i diversi leaders del fronte del no? Una sola cosa, l'idea di un voto per dispetto. Non mi turo il naso, io vedo tanta sinistra in questo no. E se dite no, che è del tutto legittimo, dite no per sempre. In quanto di sfida lanciato al paese, o me o il diluvio, non ha funzionato. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto, non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. 59, 40 e 41, forse si arriva a 60. Tutto bene, no? L'esperienza del mio governo finisce qui. Come si dice a Roma, lo dico male perché non sono romano, si mettono tutti insieme e ceminano, diciamo. L'invito, diciamo, politicamente era forse troppo invitante. Forse quello è stato un voto politico. Se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, non considero chiusa l'esperienza del governo. Considero chiusa la mia esperienza politica. In caso di sconfitta trarremo le conseguenze. Renzi è il Messi della politica. Se io perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica. Nel caso in cui perdessi il referendum, considererei conclusa la mia esperienza politica. Avrei fatto tutto tranne che rimettermi, rimangiare quella parola lì. Scusa se ti interrompo. 26.000 email mi hanno fatto capire che questa esperienza non mi apparteneva al punto da poter decidere di chiuderla dalla sera alla mattina perché avevo perso il referendum. A distanza di settimane 26.000 persone mi hanno detto cambia idea. Si tratta di essere seri. Non è un po' un controsenso dire lascio la politica in caso di vittoria del no e pensare addirittura di ricandidarsi? Buona giornata. Le fake news hanno influito, certo che influiscono ormai, lo sappiamo, influiscono in tutti i processi elettorali. Escluderei le fake news perché i cittadini italiani sanno come e dove informarsi. Ho letto questa cosa delle cose di Confindustria. Ma come si ragiona? Ma si pensa davvero che la gente oggi possa farsi ricattare? Non è tanto solo la personalizzazione, quanto un carico politico che abbiamo messo così elevato. Io sono convinta che vinca il sì. Vincerà il no perché siamo in mano a dei bluffisti. Quando sento dire che qui stiamo andando verso una involuzione autoritaria, un sorriso si stampa sul volto, tanta è la assurdità. Questa è la scheda, il cittadino potrà scegliere all'interno del suo partito quale consigliere regionale invitare a
svolgere la funzione di senatore. Non c'è trucco, non c'è inganno. E poi uscire molto più di scena, lasciando che i cittadini spontaneamente, i comitati, gli intellettuali, i professionisti, i docenti. Ho avuto alcuni contatti telefonici con la ministra delle riforme. Il professore non si sarà mica offeso della parola professorone o rosicone. Io dico a tutti, dobbiamo essere educatamente molesti. Chi vota no come voterà no, Casa Pound. Però ma se no. Renzi perde, lei lascia la politica o no? Eh sì, se perdo andiamo a casa, ma questo è un elemento di serietà. Proporrò quale sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri l'onorevole Maria Elena Boschi. Ma la campanella non l'ha suonata. Cercherò di svolgere il compito con dignità e responsabilità. Lunga vita al governo. Lunga vita. Donne e uomini della Leopolda, dopo tutto quello che ci hanno fatto in quest'anno, dopo tutto quello che hanno cercato di costruire, noi siamo ancora qui, più forti di prima, più numerosi di prima. Questa è la Leopolda, amici giornalisti. L'obiettivo è il 40% che si è ottenuto anche a quel referendum. Le elezioni sono un altro capitolo, però il 40% sarebbe un obiettivo centrale per avere da soli come centro-sinistra che stiamo costruendo la maggioranza per governare, è un obiettivo possibile. E dirà Richetti è matto, i sondaggi dicono delle altre cose. Sì, i sondaggi sono fatti per essere cambiati. 40%, sì. È quello l'obiettivo? Beh, certo che ci prefiggiamo di raggiungere quell'obiettivo. L'obiettivo è quello sempre di vincere, di giocare per vincere. Anche prima delle europee, quando prendemmo il 41%, i giornali sostenevano che ci sarebbe stato il sorpasso di Grillo e poi gli abbiamo dato 20 punti. Il 40% è un po' come pronosticare il Benevento in Champions League. Mi piacerebbe tanto, lasciatemelo dire, discutere nel merito. Governate con Verdini, vergognati, con Alfano. Invece loro vogliono fare il rock con Casa Pound e con me. Questi geni, questi studi, questi strateghi, diciamo, del Nazareno. L'analisi del voto è la seguente, due punti. Non abbiamo perso, abbiamo straperso. Per la prossima legislatura, una nuova riforma costituzionale dovrebbe essere una priorità per lei? Direi di no. Beh, insomma, qualcheduno in futuro io mi auguro che ci provi. Per ora direi che possiamo prenderci una pausa di riflessione.